caso, ma né lei né il governo ci ha risposto. Continuiamo a chiedere i motivi per i quali Mustafa è morto e vorremmo capire perché la notizia della sua morte e della successiva protesta dei migranti che ha portato alla chiusura di quel centro di identificazione ed espulsione sia stata comunicata solo dopo una settimana dai fatti. Vogliamo trasparenza da questo governo, che trasparente non lo è affatto. È inutile citare quello che è già successo con il ministro Alfano e intanto anche oggi, con la sua risposta insoddisfacente, registriamo un ulteriore passo indietro nelle politiche di integrazione e di accoglienza. Grazie, passiamo ora all'interpellanza urgente numero 2289 dei deputati Cimbro ed altri concernente iniziative per garantire il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali della società Franco Tosi Meccanica SPA. L'onorevole Cimbro ha facoltà di illustrare l'interrogazione, se intende. Prego. Sì, grazie Presidente, grazie Sottosegretario De Vincenti. L'interpellanza ha appunto per oggetto la situazione estremamente difficile, per usare un eufemismo, della Franco Tosi di Legnano. Un'azienda fondata appunto nel 1881, leader a livello internazionale per l'ingegnerizzazione, produzione e vendita di turbine a vapore e turbine idrauliche, inserita in un mercato che prevede per il futuro una forte e continua crescita, soprattutto nei paesi emergenti. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha organizzato nell'ultimo anno diversi incontri con i rappresentanti della Gammon India Limited, società indiana che detiene il controllo della maggioranza dell'azionariato dal 2008, al fine di trovare una soluzione alla critica situazione aziendale, anche attraverso l'ingresso di nuovi partner aziendali nel capitale. Numerosi sono stati gli incontri presso le istituzioni locali, quali Regione Lombardia e Comune di Legnano, numerose le manifestazioni e gli scioperi organizzati dalle rappresentanze sindacali dell'impresa e numerosi gli articoli di diverse testate giornalistiche, quali appunto Il Sole 24 Ore, Il Giorno, La Prealpina, che hanno puntualmente riportato l'evolversi della situazione aziendale. Da quasi 2 anni è in atto un continuo e sempre più rapido deteriorarsi del patrimonio industriale, tecnologico e commerciale di uno storico marchio di rilievo internazionale. In relazione alle vicende della stessa azienda è già stata presentata un'interrogazione parlamentare del 29 aprile 2013 che riporta che il 16 aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è svolto un incontro tra la Gammon India Limited, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, i sindacati e l'amministrazione comunale di Legnano e la società Termomeccanica, altra storica azienda italiana, che ha presentato una proposta di acquisto della Franco Tosi Meccanica SpA. Cito appunto testualmente il testo di questa interrogazione presentata il 29 aprile 2013. Nei mesi successivi la proprietà della Franco Tosi SpA, vista negata la richiesta di concordato presentata presso il Tribunale di Milano, ha rischiato il fallimento, di fatto scongiurato dal commissariamento. Il dottor Filippo D'Aquino, giudice delegato del Tribunale di Milano, ha autorizzato il commissario giudiziario, l'avvocato Giampaolo Barazzoni, a ricercare un affittuario del ramo d'azienda produttivo di Franco Tosi Meccanica in data 31 luglio 2013. Nel mese di settembre sono state aperte le offerte presentate per il bando di gara per l'affitto della storica azienda di Legnano. L'interesse è stato manifestato da 4 realtà industriali di carattere internazionale. Il Tribunale di Milano ha poi fissato per il 23 ottobre 2013 la data entro la quale si sarebbe dovuto prendere una decisione sulla delicata vicenda. Tale decisione venne superata dalla nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un commissario straordinario, il dottor Lolli, nel mese di ottobre 2013. Nelle successive settimane si evinceva dalla stampa che, sentito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ottenute le finanze necessarie, il commissario straordinario avrebbe potuto decidere di traghettare l'azienda fino all'estate del 2014 e prevedere un nuovo bando internazionale, questa volta non destinato all'affitto ma all'acquisto della Franco Tosi Meccanica SpA. Questa appunto la situazione di 2 settimane fa. Ad oggi pare, e aggiungo questo elemento ulteriore rispetto al testo dell'interpellanza che è stato depositato, siamo di fronte ad uno scenario diverso.
Si legge infatti, cito testualmente da un comunicato stampa della Fion CGIL di ieri, a seguito dell'incontro tra le rappresentanze sindacali e il commissario straordinario, che l'intendimento sarebbe quello di procedere ad una gara d'affitto della Francotosi, operazione che lo stesso commissario penserebbe di poter ultimare entro il 31 dicembre 2013. I piani di affitto dovrebbero avere una durata di 12 mesi e dentro questo schema l'intenzione sarebbe quella di predisporre il bando di vendita e le necessarie approvazioni ministeriali entro marzo-aprile 2014, per giungere così alla vendita il 1 gennaio 2015. Quindi rispetto alle informazioni che noi abbiamo avuto precedentemente, questo nuovo scenario prevede che si proceda in questa fase con il bando per l'affitto e successivamente passare alla vendita a partire appunto dal 2015. È evidente, sottosegretario De Vincenti, che il continuo procrastinarsi di una scelta definitiva da quasi 2 anni per la storica azienda di Legnano potrebbe risultare catastrofico, dato che i livelli produttivi ed occupazionali dell'azienda sono ridotti al minimo storico con un fatturato ormai inferiore ai 70 milioni di euro e con circa 400 dipendenti, di cui gran parte in cassa integrazione straordinaria. E su questo punto, inoltre, sarebbe assolutamente auspicabile che si intervenisse immediatamente con il decreto sulla cassa integrazione, perché ad oggi ci sono circa 170 dipendenti che non percepiscono nulla da qualche mese. Se dunque non si interviene subito, il know-how tecnologico e produttivo rappresentato da giovani menti potrebbe definitivamente essere disperso e difficilmente poi recuperato, con l'esodo di ingegneri e tecnici di produzione dell'azienda stessa, che di fatto, sottosegretario, è già in atto. Il valore da stima del marchio Francotosi Meccanica nei confronti di clienti di spicco internazionale potrebbe perdere sensibilmente di valore di mese in mese. Gli interessi di creditori privati ed istituzionali, Equitalia SpA sembra sia esposta per oltre 40 milioni di euro, mentre il totale dei debiti dell'azienda sembra raggiungere cifre ben più importanti, potrebbero essere ulteriormente lesi nei prossimi mesi. Potrebbe nel tempo venire meno l'interesse di possibili acquirenti, che già hanno manifestato le loro intenzioni attraverso le procedure previste dal Tribunale di Milano per l'affitto ed il successivo acquisto dell'azienda. Per tutte queste ragioni, appunto, chiediamo quali ulteriori iniziative i ministri interpellati, per quanto di competenza, intendano intraprendere al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e di quelli produttivi della società Francotosi Meccanica SpA ed entro quale data tali iniziative verranno intraprese. Grazie. Grazie al sottosegretario per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti. Ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. La situazione della Francotosi Meccanica è all'attenzione del Ministero da diverso tempo. Ne abbiamo seguito la situazione di crisi e abbiamo anche sollecitato a suo tempo iniziative che consentissero appunto di sbloccarla. In data 18 giugno 2013 è stato depositato infine ricorso per il fallimento della società in oggetto e il Tribunale di Milano ha convocato per il 17 luglio il Ministero dello Sviluppo Economico per l'udienza per la dichiarazione di insolvenza. Poi è stata spostata l'udienza al 24 luglio. Taglio un pochino su questa ricostruzione che comunque gli interroganti potranno trovare depositata. In data 25 luglio 2013, come già ricordava l'onorevole Cimbro, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Francotosi, nominando giudice delegato il dottor